Eccoci, ciao Ignari, questo qui è un palazzo, era un palazzo antico, del 700 probabilmente. Qui avete la vostra corte privata, questo qui è tutto vostro, tutto privato, tutto privato, tutto privato e anche il pezzettino qua dietro dove potete tenere le galline se volete. È molto bella, c'è molto da fare. Però a questi volti qui fantastici. Qua ci sono le botti. È un palazzo poi trasformato in cascina. C'è molto da fare, però è bello. Qui c'è il bagno. Qui c'è un'altra stanza con un camino antico che si può forse in parte recuperare, ma è molto interessante per questi volti a botte. Che sono stupendi. Qua c'è una bellissima vetrata che si affaccia su un cortile. Questo cortile qui è comune a altre due unità. Una, due, è quella che vendiamo noi. Qui in fondo, quella che sto inquadrando adesso, è la stalla con sopra il fienile. Si può recuperare anche questa, si possono fare garage, qui c'è un ingresso carraio. Oppure si può fare anche un appartamento particolare. La corte qui è bellissima, ecco, ripeto, è in comune. La porzione di casa che vendiamo noi è questa qui. Questa qui. Che poi si sviluppa su due piani. Sopra ci sono anche degli affreschi antichi, belli. Non so se si possono recuperare, ma sono interessanti. È un lavoro radicale, però secondo me viene fuori una cosa veramente bella. Qui c'è un'altra stanza. Qui si sale, abbiamo il primo piano dove ci sono due camere. Qui c'è una parte dove non si può camminare perché la soletta è pericolante, bisogna rifarla. Poi c'è tutta questa parte qui che è enorme, dove si possono fare delle stanze interessantissime, più sopra. Si può fare un'altra mansarda immensa, cioè la metratura è grandissima, sono 380 metri quadrati. È da lavorarci, il prezzo naturalmente è basso e interessante. Ci sono dei particolari storici bellissimi, non è soggetto alle belle arti, però viene fuori qualcosa di particolare. Bisogna buttarci dentro dei bei soldini, però è unica, è veramente bella, venite a vederla perché merita, merita. Ciao!